Finale di Genova Calcio Sestrese, partita pirotecnica, poca tattica, tante verticalizzazioni e tanti giovani in campo per la Genova Calcio. Sì, è verissimo quello che stai dicendo. La squadra secondo me ha tenuto un po' poco il pallino, continuava a verticalizzare, a giocare, però facciamo la considerazione che c'erano 5 giovani all'inizio e nel secondo tempo ce n'erano 8. Questa è una squadra estremamente giovane e poi oggi aver vinto un derby 5-2 comunque è piacevolissimo poi alla fine dei conti, perché ormai nessuno sa più cos'è un derby, no? Però dico, vincerlo secondo me è anche importante, quello con una squadra così. La parte negativa, se tu vuoi, sul 3-0 non puoi far rientrare in campo gli altri in partita con due grossolani errori come abbiamo commesso. E bisognerà lavorare, lo sappiamo già che questo ci sarà da fare. Anche voi comunque nel primo tempo avete sfruttato gli errori gli errori della Sestrese. Li abbiamo sfruttati abbastanza secondo me, perché poi ce n'erano delle altre situazioni. Ci abbiamo messo un po' di tempo, come dicevi tu prima, a leggere che se andavamo a pressare gli altri forse oggi potevano essere in difficoltà. La cosa positiva, se tu vuoi, comunque, è che la coppia d'attacco Siglieri-Mura non ce l'hanno in tante squadre. No. Per cui, secondo me, siamo stati anche bravini a chiuderlo. Siglieri non è più un giocatore di grande movimento, ma come tocca palla sì, fa paura. Fa delle belle giocate, delle belle aperture, le palle inattive. Non gli abbiamo fatto tanti falli, per cui, se queste cose qua, direi che sono state anche positive. Se poi tanto mi scuserà, ma ci conosciamo bene. Poi lui urla subito se si entra. Ma io lo conosco da quando ero bambino. Figurati, ho allenato anche solo paio, per cui se... Oltretutto per te è un derby nel derby, perché è il tuo passato, non sì, la Sestrese. Sì, vabbè, ma un passato che ormai non c'è più, è tutta un'altra società, è tutto un altro ambiente. No, oggi per me era un derby perché Genova Calcio Sestrese è un derby. Certo, in questa Coppa Italia mettendo le squadre ravvicinate, sì. Aiutandole a non però fare trasferte. Però questo qua è più sentito, perché Genova Calcio a Campo Morrone è già meno sentito. Ecco, cosa hai visto proprio di bello dei tuoi? Di cosa sei particolarmente soddisfatto? Davanti secondo me la squadra ha saputo costruire occasioni da rete, scalare bene le marcature, accorciare la squadra, sia Nelli che Valerga, direi molto bene. Volpi, come dicevi anche tu, ha dei grandissimi colpi, può fare di più perché secondo me deve arrivare un po' di più al tiro. E poi quelli che sono entrati, credo che abbiano fatto molto bene. Di Francesco ha fatto un ottimo assist alla fine, è un 2003, bene Testore, molto bene Testore in tutti i ruoli, l'ho spostato continuamente, ha giocato un'ottima partita. E niente, stiamo costruendo questo gruppo, come dicevamo prima, questa è una squadra giovanissima, io così tanti giovani nei 20 non li ho mai allenati. E poi ti dicevo, tieni conto di chi mancava oggi anche, perché mancava uno dei migliori portieri della categoria, ma non tanto perché Brina è un buon portiere, crescerà, un 2002 bravo, ma per dare anche sicurezza, certo, situazioni. La difesa e poi, lavora meglio. E poi mancava anche Capanelli, che per noi dà dei tempi diversi di gioco. Ok mister, grazie. Grazie a te. In bocca al lupo per il campionato che inizia. Grazie.